Imagine Dragons con Demons, le 11.37, ognuno c'ha i suoi di demoni, il nostro è appena arrivato, pronti? Lupo della steppa. Bravo. Sai cosa diceva Herman S? La solitudine me la sono conquistata e me la merito. Nel lupo della steppa. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, come Marco, tu mi fai un effetto strano. Quando ti vedo mi viene voglia di fare piegamenti di ogni genere, sulle gambe, ecco, sulle braccia. Preparati, forse ne dovrai fare 73, ma non lo so. Per quale motivo? Non lo so ancora. Perché quel numero? Perché quel numero? Perché nel 1941, 73 anni fa, domani, nasceva il grande, l'unico, irripetibile, il resuscitatore di morti, sì. Bob Dylan. È la seconda volta nel giro di 12 ore che Radio DJ parla di un nato nel 71. Ieri sera Vic parlava nel 41. Ieri sera Vic parlava di Gero Caldarelli, quello che c'è dentro il gabibbo, che anche lui è del 41. Però, sarà contento Bob Dylan Sono gli estremi. Gli estremi. Però compleanno di Bob Dylan e non hai chiesto ad Alex neanche una sua canzone. Non ti preoccupare, dopo ti arriverà, dopo ti rotoleremo addosso di tutto. Andiamo. Oggi è una bella giornata? No, sì. Non mi sembra tanto. Guarda che c'è una bella bionda che ti ha portato il caffè. Che ti porta il caffè, è una giornata meravigliosa. No, mi viene in mente che in una bella giornata di primavera, diceva un grande poeta americano, possono essere condonati tutti i peccati. Però oggi non è una bellissima giornata di primavera, quindi qualche peccato non lo condoniamo. E dove andiamo allora a vedere questi peccatori che hanno fatto un gravissimo peccato? Sai cos'è? L'ignavia? Non lo sai? No. Uno dei sette peccati capitali. Sì, ma non mi ricordo. Quelli che non scelgono. Ai. Allora, tu nella vita devi scegliere sempre tra il bene e il male. Quelli che non scelgono, Dante li mette all'inferno. Nel terzo canto, ragazze, li mette all'inferno. Di scarpe, sì, sì, non scegliete mai. Non scegliete. Quelli che non scelgono, ma cosa fanno? Qual è la punizione per quelli che non scelgono? Correre dietro uno stendardo, una bandierina. Questo secondo Dante? Secondo Dante, cioè li fa correre, oltre ai mosconi che ti mangiano la carne, però non, rispetto agli altri peccatori non è una cosa molto raccapricciante, è una cosa così, una corsa verso niente, verso il nulla, senza fine, senza scopo, senza fine, sempre. Tra l'altro ne parli proprio oggi, che è il giorno prima del passatore. Sì, esatto. Apro una piccolissima parentesi, un saluto a quelli che domani correranno appunto la 100 km del passatore. Da dove Linus? Da Firenze a Faenza, okay. Si parte alle 3 di pomeriggio, sì. Si scavalca la colla e si arriva a Faenza 100 la mattina km. Però attenzione, il passatore hanno un obiettivo, il traguardo, certo, hanno dei ristori, gli ignavi niente, devono correre dietro questo stendardo verso il nulla, ed è una cosa terribile. Ma quello con lo stendardo, dico, quello col palloncino, esatto, che... sì, sì, il pacemaker, adesso quando vedete un pacemaker, anche per lui è la punizione, sì, però non c'è scritto, c'è uno scritto, però niente al chilometro, no, esatto, lì c'è lo scopo, capito, lì invece c'è, non c'è niente. C'è il pacemaker senza niente, nell'inferno uomo. Oggi ti porto nell'inferno, perché nell'inferno tu impari a vedere quella che è la realtà, ma la puoi superare, come il muro dei 50 chilometri, lo puoi superare, puoi breaking the wall, uomo. Una canzone che sta suonando in queste ultime settimane, però questa è una versione diversa, sì, acustica. Versione acustica. Questo è un, come si dice, Paul Valéry direbbe, avevamo una pietra, l'abbiamo trasformata in fango e poi l'abbiamo trasformata in oro. Questa è una pepita d'oro, fantastica, bellissima. Bene, vai avanti con i miei peccatori. Allora, qui siamo tra la corsa al corpo e la corsa al dolore, perché comunque la corsa è questo. E superare determinati muri. Prima parlavamo dei 100 chilometri. C'è una bellissima descrizione che fa Murakami,
ti ricordi Murakami, no? L'arte del l'arte correre. Di correre. Lui descrive esattamente quello che succede quando hai una crisi metabolica, le gambe che non funzionano più. Lo descrive benissimo nel suo romanzo. Te lo leggo. Mi sento come una cotoletta di manzo passata al tritacarne. Ho un'automobile che si voglia far fare una salita col freno a mano tirato fino in fondo. Una carretta ormai a pezzi, sul punto di sfasciarsi dal momento all'altro. Ecco, questo è il tuo corpo nel momento in cui sei in crisi, nel momento in cui incontri questo muro. Però noi siamo strutturati per superare questo muro. Perché? Cosa diceva? Quando si alza il sole in Africa, cosa fa il leone? Si sveglia e inizia a correre. Cosa fa la gazzella? Si sveglia e inizia a correre. E così anche l'uomo. La corsa è quello che ti salva da tutto questo. Quindi tu devi trovare un equilibrio nella corsa. Devi riuscire a superare questo momento che il breaking the wall è la metafora della vita. Quante volte nella vita hai incontrato dei problemi? E quante volte li hai superati? Questo è un modo per diventare più forti. La resilienza è proprio questo. Se sei fragile, la crescita post-traumatica è questo. È riuscire a superare i problemi. Diventi molto più forte. Quindi la corsa è fondamentale per fare tutto questo, per diventare più forti. E poi puoi affrontare i tuoi muri nella vita e nella corsa. È una bella sensazione quella del correre. Vedi come ci stiamo guardando stamattina? Sì, c'è un'altra descrizione che mi piace, è che i tuoi pensieri, se stanno seduti, non volano. Non volano, tu devi farli volare, devi metterti a correre, devi correre con la speranza nel cuore e le hai ai piedi, uomo. Questa è la corsa, questa è la forza, questa è la volontà. E poi la corsa può essere per ognuno di noi qualcosa di diverso. Comunque è uno scopo. Comunque anche il correre per correre è uno scopo. Non sei uno degli ignavi. Sapete cosa fece un dirigente di una fabbrica cinese molti anni fa, l'anno scorso? Allora, i manager fecero un flop. Un flop è famosa nel settore commerciale. Li ha fatti correre e lui era sulla macchina che seguiva sotto la pioggia. No, lui era davanti con la limousine. Con la limousine. E loro hanno dovuto correre 10 sono le foto. La genere. Punizione, capisci? Questa. Ma nel momento in cui tu scegli di correre, tu non hai punizioni. Tu corri. Correre o morire, uomo. Correre e rotolare. Rotolare giù da una montagna come fanno i Navy Seal in Lost Survivor. Puoi diventare non fragile, antifragile. Mi piace che prendi due piccioni con un uovo, nel senso con una fava. Sì, un uovo. Sì, sì. C'è il cantante e c'è la canzone. Questo è John Mellencamp con la canzone di Bob Dylan. Like a Rolling Stone nella versione dal vivo di John Mellencamp, già John Cougar Mellencamp. Credo che il prossimo weekend, questo del 24-25 di maggio, sia il weekend con la maggior concentrazione di eventi sportivi nel nostro paese, perché ovviamente quando uno lo pianifica è chiaro che se c'è una data in cui hai quasi la garanzia che il tempo sia bello, è proprio questa a cavallo fra maggio e giugno. Quindi in ogni città domenica c'è una gara di triathlon, c'è una gara di corsa, c'è una corsa di biciclette, c'è il Giro d'Italia. Io saluto quelli che domenica fanno la Strafoligno, che non è la gara più importante del mondo, ma è casa mia. Sembra e quindi un abbraccio. Vorrei anch'io a strafocarmi a Strafoligno. Ci sono passato nel Giro d'Italia in una tappa da Foligno, bellissima città. Lucendo del mondo. Sì, hai fatto il ciclista? Ho fatto il ciclista. Ma davvero? Hai fatto il Giro d'Italia tu? In una tappa sola. Però. Ah, ok, grande. Così si fa, bravo. Sì. Tu volevi salutare qualcuno? Sì, io allora volevo ricordare. Un posto dove io vado d'estate, in questa Endless Summer, è un Endless Summer Lì Place, Endless Summer. Sì, è sempre estate, e Pula, in Sardegna. E su questa strada dove io mi allenavo, c'è un circuito di 7 chilometri che faranno tre volte, c'è la mezza maratona di Pula, mezza maratona dei Fenici. Io mi sento un po' fenicio. A Milano fanno la mezza della Pula. Sì, esatto. C'è la polizia. E poi un'altra bella gara che... Devi invitare Fiorello lì a Pula. Mi fa venire in mente un'altra cosa molto bella. Adesso finiscono le scuole e mi è venuta in mente la mia vecchia scuola elementare che si chiamava Luigi Cadorna. Poi
è stata bombardata. Anche la mia, dopo anche la mia, anche la mia, la via Leventate. Incredibile. Allora c'è un percorso, che è la linea Cadorna in Valcuvia, dove fanno un trail, si chiama Sopra Varese. Trincea Trail. Stavo chiedendo dov'è la Valcuvia. Sì, Valcuvia è sopra Varese. E lì c'è questo bellissimo percorso in mezzo a queste trincee che sono delle gallerie. Quindi, ragazzi, con la frontale e corre. Anche con la mimetica puoi correre. Abbiamo finito uomo, ma non ce ne andiamo se tu non ci lasci... una perla. Una perla per questi due pirla. Abbiamo iniziato con David Henry Thoreau e finiamo con lui. Finiamo con lui come quando finisce la corsa, il traguardo e anche la morte. È così, la vita è così. Allora lui in punto di morte a un certo punto venne avvicinato dal prete per l'estremo sacramento e il prete disse: caro Thoreau, ti voglio portare conforti religiosi, evocando l'altro mondo e l'aldilà. Al che Thoreau, sorridendo, in punto di morte disse: prete, un mondo alla volta. Grande uomo! Ciao, correte! Correte, galate! Nuotate come nuota Linus!